dove è sorto un murale in ricordo di Simone Camilli, reporter romano dell'Associated Press, ucciso nell'estate del 2014 durante il conflitto israelo-palestinese. Il corrispondente Carlo Paris. Se fosse toccato a lui scegliere come essere ricordato, probabilmente avrebbe indicato proprio un murale, così come hanno fatto a Gaza alcuni writer locali aiutati da attivisti italiani. Un grande muro dipinto per ricordare il giornalista italiano Simone Camilli, ucciso nell'estate del 2014 dall'esplosione di una bomba a Beit Lahia, nella striscia di Gaza, nel corso della guerra con Israele. Un'esplosione improvvisa nei pressi di un campo di calcio, il 14 agosto del 2014, ha interrotto la vita del 35enne giornalista collaboratore dell'Associated Press, impegnato negli anni su numerosi eventi del mondo e in particolare nell'area medio orientale. Nel 2014, assieme a Simone, furono uccisi nel mondo 66 giornalisti, 17 solo nel corso del conflitto nella striscia di Gaza. Simone aveva il desiderio di raccontare i drammi umani provocati dalle guerre e, approfittando di un giorno di tregua dichiarata tra Hamas ed esercito israeliano, stava facendo un giro per documentare con un video le conseguenze delle bombe rimaste inesplose che continuavano ad uccidere e mutilare le persone. Negli spazi UEG